Il TAR ha quindi dato ragione all'impresa Castellammare SRL, che aveva ottenuto la concessione dal settore edilizia privata del comune per costruire un palazzo a Corte San Muzzo, a due passi da Piazza 13 Vittime, in un'area che nel piano regolatore risulta edificabile. Lo scorso febbraio Palazzo delle Aquile aveva sospeso i lavori per 60 giorni. L'assessore all'urbanistica Mario Milone inviò tutte le carte alla soprintendenza, che 20 giorni dopo espresse il suo parere vincolante. Il palazzo non poteva superare i 3 piani. Secondo i beni culturali, una costruzione di 7 piani avrebbe nascosto un'ampia fetta di mare, in una zona poi che il comune sta cercando di recuperare a partire dal castello a mare. L'impresa però ha deciso di impugnare il parere davanti al TAR, che con una sentenza del 20 agosto le ha dato ragione. Il comune, secondo questa sentenza, aveva rilasciato a suo tempo una regolare concessione e l'intervento della soprintendenza sarebbe stato quindi illegittimo. E adesso sarà Palazzo delle Aquile ad impugnare la sentenza davanti al CGA. Interverremo prontamente, afferma l'assessore Milone. In quella zona, con la realizzazione del parco archeologico del Castellammare, abbiamo già abbattuto edifici. La collaborazione con la soprintendenza è preziosa e deve proseguire. E beni culturali la pensano allo stesso modo. Anche Antonino Bevilacqua, presidente dell'autorità portuale, è contrario alla costruzione del palazzo. L'errore è nel piano regolatore, dice, secondo il quale l'area è edificabile. Spero che il comune agisca in fretta per fermare l'avanzata del cemento a Corte San Muzzo. Continua quindi il tira e molla, ma intanto ieri gli operai erano già al lavoro.